Buongiorno a tutti, siete i benvenuti. In questo momento noi iniziamo il nostro webinar che tratta di contraffazione ai tempi del Covid. In effetti ci siamo resi conto che questa tragedia mondiale ha avuto anche delle conseguenze economiche e non solo, nell'ambito della contraffazione. E quindi abbiamo pensato di proporvi questo argomento con dei consulenti molto preparati sull'argomento che sicuramente oggi vi proporranno degli interventi molto interessanti, curiosi e sicuramente stimolanti. Quindi innanzitutto ringrazio l'avvocato Neva Monari, l'avvocato Truffo e l'avvocato Paschetta, perché oggi saranno con noi e saranno i protagonisti di questo evento. Per quanto mi riguarda, io sono Mariangela Ravasenga, rappresento in questa sede la Camera di Commercio di Torino e in particolare il punto impresa digitale. Per quanti non conoscono il punto impresa digitale, va detto che esiste un network che appunto si chiama Network Nazionale 4.0, rivolto alle piccole e medie imprese e che è stato studiato per accompagnarle nella digitalizzazione, nel percorso di digitalizzazione. I punti impresa digitale hanno una funzione di diffusione delle competenze di base, sono già operativi da 3 anni e mezzo, questo è il secondo triennio di attività e appunto il punto impresa digitale di Torino è presso la Camera di Commercio di Torino, a disposizione di tutte le imprese operative sul territorio. I Digital Innovation Hub forniscono già competenze settoriali avanzate, mentre i Competence Center di più recente istituzione sono centri di alta specializzazione che ad esempio a Torino trovate al Politecnico. Ora, che cosa potete trovare come servizio presso un punto impresa digitale, quindi presso di noi? Servizi informativi e formativi per diffondere le conoscenze, ed eccoci qua. Facciamo in questo momento dei webinar, nei 3 anni precedenti molti di voi li abbiamo incontrati presso il Centro Congressi Torino Incontra in vari seminari. Proprio questa mattina, prima di questo webinar, si parlava, eravamo in riunione con il mio collega, il dottor Fenoglio, che ringrazio per tutta la collaborazione che ha dato all'evento, proprio si parlava di quanto questi webinar possano essere utili, possano essere efficaci. In effetti, nel giro di una decina di giorni, noi ne abbiamo fatti, questo è il quarto, e devo dire che i risultati per il momento sono molto molto confortanti. Ora, oltre ai servizi informativi e formativi, forniamo la possibilità, sempre gratuita, di creare consapevolezza attiva nelle imprese con l'assessment della maturità digitale, che altro non è che il Selfie 4.0. Per il Selfie 4.0, che potete fare voi direttamente dall'ufficio, vi indirizziamo alla nostra collega, la dottoressa Sannino, che può esservi utile e nella compilazione appunto di questo assessment, ma anche e soprattutto per gli approfondimenti che potete cogliere con lo Zoom 4.0. Nel periodo pre-Covid era lei con un'altra collega che veniva direttamente in azienda per proporre dei piani di miglioramento. Adesso ci stiamo di nuovo strutturando e sempre Elena vi potrà contattare, ove di vostro interesse, per verificare la possibilità di realizzare non solo il selfie, ma anche Zoom 4.0. Abbiamo dei percorsi con i digital mentor per accompagnare e aiutare le imprese nella transizione digitale. E poi abbiamo
messo a disposizione dei voucher sulla digitalizzazione. E questa fondamentalmente è la ragione per la quale i nostri webinar iniziano adesso e non sono partiti come normalmente i nostri utenti sono abituati verso febbraio-marzo, perché appunto siamo stati impegnati fino adesso nelle istruttorie relative al bando voucher sprint 2020, che, con il quale la Camera di Commercio ha messo a disposizione 1 milione di euro con dei voucher massimi da 3 milioni a favore delle micro piccole imprese. Stiamo parlando di un bando a fondo perduto che andava a coprire il 50% delle spese ammesse. Sicuramente ci saranno ulteriori bandi e stiamo ancora cercando di capire se saremo nelle condizioni economiche e operative per poter rifinanziare il voucher Sprint 2020. Per quanto riguarda appunto Selfie 4.0 e Zoom 4.0, qui trovate i link per andare a curiosare, per andare un po' ad annusare l'aria ed eventualmente per compilare Selfie 4.0. Per coloro i quali sono interessati anche e magari soprattutto ai mercati esteri, abbiamo la rete Enterprise New Europe Network che propone Improve è un altro tipo di assessment gestito da altre colleghe, la dottoressa Cena e la dottoressa Soffietti, che rivolgono la loro attenzione, la loro presenza alle imprese innovative orientate all'internazionalizzazione e che propongono appunto Improve per cercare di identificare insieme le aree di miglioramento delle aziende, per capire quanto incide l'innovazione sulla performance economica dell'impresa e per individuare il posizionamento dell'impresa rispetto ai relativi competitor. Ora, per chi mi conosce sa che io mi occupo in particolare di tutela della proprietà industriale, ecco perché ad esempio la giornata di oggi mi è particolarmente cara, perché dal 2007 io mi occupo del Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione, è nato allora, e quindi parlare di contraffazione, di tutela per me è sempre fondamentale. Però vi ricordo che comunque in Camera di Commercio resta garantito il servizio essenziale, e quando parlo di servizio essenziale parlo di un servizio che deve essere aperto sempre e lo è rimasto per tutto il periodo del Covid, e mi riferisco al deposito brevetti e marchi, solo che in questo momento opera solo su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì. A fianco del deposito abbiamo un'altra rete internazionale che è la rete dei centri PATLIB, Patent Library, perché forniamo gratuitamente le ricerche brevettuali e sui marchi a livello internazionale. Per quanto mi riguarda personalmente, un altro servizio è lo sportello tutela proprietà industriale, che forniamo dal momento del Covid via web, e vi posso assicurare che è di una comodità pazzesca, oltre che essere molto molto utile, perché andiamo a fare strategia d'azienda in un ambiente riservato, sicuro, con consulenti in proprietà industriale nella massima riservatezza per quanto riguarda tutto quello che può essere la tutela della proprietà industriale. A breve, a fine settembre, potremo anche proporvi il bellissimo archivio dei marchi storici digitalizzati ormai, e sono tutti marchi che sono stati registrati a Torino dal 1926. Ultima casella di cui vi vorrei parlare, ove voi foste interessati alla tutela della proprietà industriale e quindi anche a dei finanziamenti, esistono molti incentivi per brevetti e marchi, in particolare
il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso dei bandi, brevetti più, marchi più 3, disegni più 4, che al momento sono chiusi perché, trattandosi di bandi a sportello, si sono chiusi nel momento in cui le domande arrivate hanno fatto corrispondere la cifra richiesta a quella disponibile. Però entro la fine del mese corrente il Ministero ha già deciso di rifinanziare tutti questi 3 bandi e quindi pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale le date di riapertura dei bandi medesimi. Quindi penso che sia un'occasione molto interessante per le piccole e medie imprese, perché stiamo parlando di bandi a fondo perduto. Ora, per quanto riguarda i prossimi incontri formativo-informativi, avremo un ciclo che è la seconda edizione dell'e-commerce nell'era dell'impresa 4.0. Per chi fosse interessato e non si fosse ancora iscritto, giovedì ci sarà un evento interessante, quello che riguarderà gli aspetti giuridici dell'e-commerce con la relativa analisi delle criticità, e le iscrizioni sono aperte fino all'ultimo. Poi da settembre a novembre ci saranno dei focus paese molto interessanti, perché ci porteranno in giro per il mondo a scoprire come l'e-commerce e internet siano vissuti in una maniera completamente diversa e difforme nei vari paesi che toccheremo. Per quanto riguarda il ciclo Aggiornarsi per ripartire, lunedì prossimo faremo il punto su quello che è la fase 2, che ormai è quasi fase 3. Ho avuto occasione proprio un'oretta fa di segnalare all'amministrazione che proseguiremo con ulteriori titoli, e in particolare il 3 di dicembre sicuramente realizzeremo un evento che riguarderà marchi e design nel Design Day 2020, riguardante in particolare l'automotive. Ora, altri colleghi seguiranno il progetto che riguarda la partnership tra il sistema camerale e eBay per sostenere la diffusione dell'e-commerce tra le imprese, e appunto si parlava del fatto che, ove possibile, partiranno anche loro dalla seconda metà di luglio. Ora, quello che mi preme tantissimo è che voi rimaniate informati, aggiornati su tutti i servizi della Camera di Commercio che possono esservi utili in quanto aziende. E quindi l'invito, il caldo invito, è che voi vi iscriviate al sito della Camera di Commercio come utenti avanzati, scegliate tra gli argomenti di interesse digitalizzazione, impresa 4.0, brevetti e marchi, e vi posso garantire che sarete aggiornati su tutte le attività che svolgeremo e soprattutto sui bandi, sulle attività che potranno venirvi utili o in forma informativa o in forma economica. Questi sono i nostri contatti. Io adesso lascio la parola al dottor Capozzolo, regista della giornata, che ringrazio, che a sua volta vi metterà in collegamento con gli altri relatori, che saluto e ringrazio. Dico ancora solo questo: nel corso della mattinata io vi manderò le slide di tutti gli interventi, quindi ho bisogno che in chat mi confermiate la vostra identità e la vostra mail. Ove abbiate bisogno dell'attestato di partecipazione, mi fate la cortesia di segnalarmelo con nome, cognome e mail, e io provvederò in merito. Vi ringrazio. Buona Grazie giornata. Mariangela, grazie. Adesso lasciamo la parola all'avvocato Monari, che a cui chiedo di, appunto, di condividere le slide, così possiamo partire subito. Soltanto qualche secondo. Sì, esatto. Buongiorno a Grazie, tutti. Credo grazie. che mi sentiate intanto. Sì, perfetto, Neva, Vediamo se ti abbiamo messo riusciamo. già in. Scusate, presentazione. Si vede, vedete?
Allora, ci siamo, vai avanti soltanto con le slide, così ti posso vedere, ti posso dire se Ti si vedono, vedo. se funziona. Allora, proviamo a metterle. Vedi? No, in questo momento proviamo magari un attimo a togliere di nuovo la condivisione e rimetterle. Aspetta, visualizzazione, presentazione, aspetta. Adesso. Non sì, io non le vedo ancora, vedo probabilmente, allora ti provo a mandarti Condividi, online. aspetta, così neanche. Vedo tutto buio, tutto scuro le slide, probabilmente c'è un problema di linea, vediamo un attimo, te le mando online, vediamo se girandole, prova a muoverle un attimo, scusate. Sì. Allora, aspetta che rifacciamo. Allora, proviamo a rifare. Condividi desktop. Condividi. No, Cosa dici? non vedo, vediamo tutto scuro, è come se le slide non parlassero. Magari possiamo pensare a una versione in PDF, se avete una versione in PDF. Sì. No, sì, la cosa strana è che prima riuscivi a vedere, quindi solo quello. Un secondo, se no cambiamo PC. Ecco, Cioè. adesso le vedo, adesso le vedo. Vedi Le le vediamo? slide Sì. Se adesso? vuoi metterle in presentazione, adesso si vedono. Esatto. Ok. Perfetto. Confermi? Sì, si vedono, perfetto. Se le vuoi, non si vedono in modalità presentazione, però non c'è problema, l'importante è che si Non riescono a capisco. vedere. Non si vedono in modalità presentazione. Perché? No, niente, però comunque si vedono. Non ti preoccupare, vai avanti, al massimo non c'è problema. A volte ogni tanto capita della versione di PowerPoint, eccetera. Sì, Scusate. PowerPoint questo, ecco. No, no, Buongiorno a no, tutti. delle varie versioni. Grazie, Neva. Esatto, Grazie. può darsi, sì, infatti. Allora, buongiorno a tutti. Come anticipavo, intanto ringrazio veramente Camera, il laboratorio chimico e il punto di impresa digitale perché così con la fatica di rimanere a casa e di organizzare tutto da remoto. È stato fatto questo ciclo di conferenze, di seminari. Io, tra l'altro, ho seguito quello della scorsa settimana, che è stato molto interessante. E oggi proviamo a fare così qualche punto sulle contraffazioni di quest'ultimo periodo, del periodo appunto del Covid. Allora, ci siamo venuti, credo, tutti noi a contatto con prodotti che conoscevamo poco, o almeno ne conoscevamo poco da un punto di vista della classificazione normativa e conseguentemente anche della possibile contraffazione di questi prodotti. E parlo, credo, immagino che sia tra i prodotti più frequentati in questo periodo, dalle mascherine e i disinfettanti, che sono prodotti, come dico, che magari conoscevamo, ma non sappiamo che in realtà sono prodotti che rientrano in categorie normative molto strutturate, molto regolamentate, con sanzioni anche assai importanti. Allora, qua sappiamo che, dicevamo, le mascherine sono state il grande protagonista di questo periodo. Dal nostro punto di vista, da un punto di vista strettamente normativo, noi dividiamo le mascherine in tre differenti categorie normative. Così come anche i disinfettanti, quelli che chiamiamo appunto antibatterici, antivirali, abbiamo visto anche qualcuno che li chiamava. Abbiamo le mascherine chirurgiche che sono soggettate ad una norma, le mascherine facciali filtranti che sono i dispositivi di protezione individuale, FF, credo che queste sigle le abbiamo imparate tutte, FFP2, FFP3, e le mascherine invece generiche che vengono chiamate per la popolazione. Anche i disinfettanti rientrano in categorie differenti, vi sono dei disinfettanti che sono presidi medico-chirurgici, biocidi o addirittura alcuni cosmetici che in realtà non potrebbero vantare un'efficacia disinfettante.
Allora, vediamo rapidamente le mascherine, quelle che tutti noi chiamiamo mascherine chirurgiche, sono in realtà, rientrano nella amplissima categoria dei dispositivi medici. I dispositivi medici sono regolamentati oggi dal decreto legislativo di cui leggete il numero, questo decreto legislativo del numero 46 del 1997, ma hanno già una nuova disciplina che è data da una regolamentazione comunitaria, il regolamento C745 del 2017, che avrebbe dovuto entrare in vigore, ma la cui entrata in vigore è stata posticipata proprio come vedete al 26 maggio 2012, proprio per via del coronavirus. Quindi abbiamo ad oggi una regolamentazione nazionale che per la verità è una regolamentazione che ha una, diciamo, ha già un'origine comunitaria, perché è il recepimento di una direttiva comunitaria. Oltre a questo abbiamo anche delle norme UNISO che regolamentano questi prodotti. Questi sono i dispositivi medici. Abbiamo sentito invece parlare delle mascherine facciali filtranti, le FFP2 e FFP3, che soggiacciono ad un'altra disposizione normativa, che è il regolamento 425 del 2016. Anche qui è una norma, come potete vedere, sono norme di derivazione comunitaria e sono appunto i dispositivi di protezione individuale, cioè sono i dispositivi che sono utilizzati nell'ambito dei lavoratori, nell'ambito a tutela della loro sicurezza, la cosiddetta sicurezza sul lavoro. Anche queste hanno poi una norma UNISO che li disciplina sotto un punto di vista tecnico. Nell'ambito poi della legislazione di emergenza, cioè i vari decreti che si sono succeduti, questi famosi DPCM o i decreti, nel caso specifico il decreto legislativo 18, numero 18 del 2020, quindi sono i decreti che sono stati emanati inizialmente subito per provare a gestire l'emergenza, e come ricorderete un'emergenza che non, dove le mascherine erano un bene che non si riusciva a recuperare, quindi il legislatore, anzi in questo caso il governo, ha emanato un decreto legge che ha sostanzialmente riconosciuto la possibilità di utilizzo anche a delle mascherine che non avessero queste, diciamo, non avessero adempiuto la procedura prevista da queste due diverse normative, mascherine cosiddette generiche per la collettività, purché venisse seguita una sorta di procedura, anzi una procedura per la notifica di queste o all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL, rispettivamente nel caso si trattasse di dispositivi medici o di dispositivi di protezione individuale. Non stanno scorrendo le slide. Le vedete le slide? Sì, scusami Neva, proviamo soltanto un attimo a ricondividere perché le slide sono ferme, quindi magari esatto, non si capì. Io continuo a fare presenta modalità presentazione. Proviamo e non capisco a togliere la condivisione momentaneamente e rimetterla di nuovo. Prima però ecco, adesso si stanno muovendo le slide. Io vedo no, le adesso slide. Però non le sto muovendo così. Proviamo a lasciare così? Sì. Prova a muovere. Discorre. Allora, vedo una slide, prova ad andare avanti. Sì. No, rimangono ferme. C'è qualcosa, evidentemente, potrebbe essere il mio PC a questo punto. Adesso va avanti, adesso sono andata avanti. Magari solo un rallentamento della rete può capitare. Adesso riproviamo di nuovo a ricondividere. Ok. Così come ti sembra, se torno indietro e ritorno adesso, un attimo fa no. Sta provando, ecco, adesso sta andando avanti, ha cambiato schermata, sì. Secondo okay. me è la rete, perché ogni tanto purtroppo la rete non possiamo comandarla noi, ci possono essere problemi. Ok, Neva, hai mosso non è in modalità presentazione, ma adesso le vediamo. No, modalità presentazione, vedi, pessima qualità di rete, adesso sì, tolgo la mia... Perfetto, esatto, proviamo a vederla così, ok. Così sono in modalità presentazione? No, non sono in modalità presentazione, ma le vediamo. Bene, va bene, proviamo. Proviamo, dai. Sono tanto allora, verrà inviata a tutti quanti i partecipanti. Sì, okay. Infatti.
Si continua a darmi pessima qualità di rete, Sì, è un comunque problema proprio di lo rete. segnalo anche se ho tolto il video. Scusate, chiedo scusa a tutti i partecipanti, ma la tecnologia, insomma, qualche volta Possiamo non ci comandare. aiuta. Esatto, non ci aiuta. Allora, molto velocemente, dicevamo, ciascuna di queste norme, la mascherina chirurgica, cioè intesa come dispositivo medico e il dispositivo di protezione individuale, devono essere accompagnati da una serie di documentazione e di eventualmente certificazioni. Come dico, vediamo velocemente, la mascherina chirurgica standard deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, che, per la quale sono previste delle caratteristiche specifiche dalla norma. Il prodotto, cioè la mascherina, possiamo controllarla tutte, deve avere un CE sul prodotto stesso che attesti la conformità e il timbro, diciamo, che attesta la conformità del prodotto alla normativa specifica. Nel momento in cui il prodotto viene commercializzato in Italia, se il fabbricante o il suo mandatario hanno sede in Italia, deve essere notificata l'immissione sul mercato di questa mascherina in una banca dati italiana dei dispositivi medici. Non è necessario per queste mascherine standard che vi sia un organismo notificato. L'organismo notificato, il termine utilizzato dal legislatore, è un organismo di certificazione che, per l'appunto, per il quale non è richiesto per il dispositivo, per la mascherina standard. Mentre invece è diverso, perché la mascherina sterile, quindi ha un requisito ulteriore della mascherina, ha necessità, oltre della dichiarazione di conformità, dell'apposizione del marchio CE e dell'inserimento nella banca dati, anche dell'intervento dell'organismo notificato pur senza la dichiarazione di sterilità. La mascherina, abbiamo detto, il legislatore ha ritenuto di dover supportare in quel momento. Adesso, diciamo, oggi è molto meno importante questa norma transitoria, l'ultima parte del decreto legislativo del decreto legge che consentiva la deroga a certi requisiti, è molto meno importante perché sul mercato sono, diciamo, state distribuite mascherine. È stato importante prevedere una procedura di deroga delle caratteristiche formali di queste mascherine nel primo momento in cui queste, come dicevo, non erano reperibili. Questi sono, le passiamo velocemente perché sono e la dichiarazione di conformità, cioè la norma, come dicevamo, vedete che c'è la citazione della direttiva 9342, sono previsti alcuni requisiti minimi, il nome e l'indirizzo del fabbricante, il prodotto, vedete che c'è scritto classe 1 non sterile, perché se fosse sterile è necessario un passaggio in più, una dichiarazione di responsabilità, le norme a cui fare riferimento, la data e la firma. Questi sono i requisiti minimi della dichiarazione di conformità che deve accompagnare tutta la commercializzazione delle mascherine. A titolo di curiosità, a titolo di informazione, segnalo che sul sito del nostro Ministero, oggi sul web, sono reperibili moltissime informazioni, forse anche troppe. Sul sito del Ministero della Salute vi è una parte dove sono pubblicati e condivisi gli avvisi di sicurezza, cioè i prodotti che sono risultati non sicuri sul mercato italiano, in questo caso qua, e quindi le caratteristiche, gli obblighi di ritiro dal mercato del prodotto. Vedete, questo è il sito, sotto nelle slide poi troverete direttamente il link, vedete quanti prodotti vi sono, e abbiamo trovato ovviamente anche delle mascherine in quest'ultimo periodo. Questa invece, sempre reperibile sul web, sempre attraverso il sito del Ministero della Salute, la banca dati dei dispositivi medici, cioè, come abbiamo detto, quando il mandatario, il fabbricante hanno sede in Italia,
sono termini questi utilizzati dalla normativa specifica dei dispositivi medici, occorre fare una comunicazione al, diciamo, inserire il dispositivo medico nella banca dati, e questa è la schermata della banca dati dove tutti possono accedervi e fare una verifica, appunto. Qua sono ulteriori schermate della banca dati dove trovate, appunto, dove si vengono individuati i dati specifici del prodotto, cioè sì, troviamo gli specifici prodotti. Questi sono, invece, passando ai dispositivi di protezione individuale, queste sono le mascherine che sono disciplinate dal regolamento 425, anche queste mascherine hanno necessità, qua la terminologia è un po' diversa, si parla di dichiarazione di conformità, è necessaria la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, occorre che il prodotto abbia un marchio CE, è necessario ed è obbligatorio l'intervento dell'organismo notificato, cioè dell'ente di certificazione che rilasci il certificato di esame tipo UE, in questo caso si chiama. Sono anche all'interno di questa categoria di questo regolamento, vi sono due tipologie di classificazione che possono essere applicate per le mascherine, la categoria 2 e la categoria 3. Non scenderei nel tecnicismo, credo che sia sufficiente per voi sapere che esistono due categorie entro le quali possono essere posizionate, e poi vi è sempre la procedura in deroga che oggi è sempre meno attuale, come dico, perché il mercato oggi ha meno necessità di avere procedure in deroga atteso la presenza di moltissime mascherine. Come dicevo, tra le varie informazioni che sono reperibili in rete troviamo la banca dati Nando, dove troviamo gli organismi notificati, cioè l'elenco degli organismi che sono autorizzati per effettuare questo tipo di certificazione. Non tutti gli enti di certificazione sono autorizzati, solo alcuni specifici, e anche qui troviamo l'informazione sul sito dell'Europa, vedete, che è proprio il database Nando. Queste sono le caratteristiche che deve avere il certificato di esame, come dicevamo, si chiama del tipo per le mascherine, dispositivi individuali, protezione individuale. E segnalo interessante il sito di Accredia, perché Accredia è l'ente di certificazione, di accreditamento di tutti gli enti di certificazione italiani, ha fatto un lavoro molto importante sulla, diciamo, contraffazione dei certificati. Ecco, entriamo nel tema della contraffazione, perché sul mercato sono arrivati moltissimi certificati contraffatti. E c'era molta confusione all'inizio quando arrivavano queste mascherine, era difficile capire, il mercato non era preparato, era difficile capire se erano dispositivi medici, se erano dispositivi di protezione individuale, quali certificazioni erano necessarie. Quindi se andate sul sito di Accredia vedete che ha indicato esempi di documenti che non sono certificati, vedete addirittura certificato falso, quindi diciamo la prima esperienza di contraffazione nel mondo, diciamo nel periodo Covid, è stata proprio la contraffazione dei certificati. Questi sono stati tratti dal sito di Accredia, vedete, sono vari enti di certificazione che o non erano accreditati dalla banca dati Nando per effettuare questo tipo di certificazioni, o alcune certificazioni veramente, ne abbiamo viste veramente moltissime, vedete questa ad esempio è completamente falsa, è un certificato assolutamente falso, quindi contraffatto, per il quale vedremo poi rapidamente, sono previste ovviamente delle sanzioni di carattere penale, perché la contraffazione di questi documenti può avere dei riflessi, ha dei riflessi di certificati di responsabilità penale. Questi sono ancora ulteriori certificati, tutti scaricati dal sito di Accredia, e questa è la stessa Europa, vedete, l'European Safety Federation, che ha diciamo pubblicato, vedete, i documenti che sono falsi. Quindi è stato tutto un gran lavoro, vedete, c'è un elenco molto lungo di certificati di enti non autorizzati o di certificati addirittura del tutto falsi. Questi invece è successo qualcosa? Mi sentite sempre?
Questi invece sono sì. Seguiamo, ho preso io le slide, le muovo io così possono vederle tutti, sono i certificati, quindi le comando io direttamente, tu mi dai soltanto un cenno. Vai, scorriamo velocemente, sono tutti certificati, esatto. Ecco, andiamo al RAPES, volevo segnalarvi un sito molto interessante che è RAPEX, che è un sistema, un flusso informativo in Europa, dove in Italia il punto di contatto europeo è il Ministero dello Sviluppo Economico, dove gli enti preposti, le autorità di controllo, quindi in questo caso NAS e LAS, inseriscono su questo sito i prodotti non sicuri e alcuni prodotti contraffatti nel caso in cui questo prodotto determini delle problematiche di pericolosità. Anche questo è un sito accessibile a tutti gli utenti. Vai avanti, questo è il flusso informativo soltanto, vedete che. Perché non posso andare avanti io, Salvatore? Vado avanti io, è perché non funzionano le tue slide, le comando direttamente okay. Io. Va bene, questo che abbiamo visto adesso erano diciamo, le modalità di accesso al sito, il flusso informativo per cui un prodotto arriva sul mercato, c'è la segnalazione e questa segnalazione viene condivisa tra tutti gli stati membri, vai pure avanti. Questo è il sistema, le modalità di accesso all'informazione, vai pure. E queste sono alcune slide che sono tratte dal sistema, vedete sulle mascherine, vedete che la sua capacità di certificazione, ad esempio viene riportato la fotografia del prodotto, il nome eccetera, dove ci dice che la sua capacità di certificazione, di filtrazione non è stata certificata, non c'è un organismo, vai pure, sono tutti esempi. Dove la mascherina, vedete, è interessante perché sono foto, nome, cognome, provenienza e varie tipologie. La mascherina non si adatta al viso in modo adeguato, vai pure avanti. E la capacità di filtrazione della mascherina è insufficiente, vai pure avanti, sono soltanto così casistiche. Guardate quante ne sono apparse sul RAPEX a riprova di questo momento di difficoltà e di grande contraffazione di questi prodotti. Vai, scorri gli esempi. Esatto, volevo solo due parole sui disinfettanti. Anche qui i famosi gel sono suddivisi, possiamo suddividerli in tre categorie. Ci sono i presidi medico-chirurgici, i biocidi e i cosmetici. Vai, li scorriamo rapidamente. Questo vedete. Vedete che è indicato la denominazione presidio medico-chirurgico, le prime due categorie, presidi medico-chirurgiche e biocidi, possono vantare un'efficacia disinfettante del prodotto, sono soggetti a procedure autorizzative, vedete qua, quello dopo infatti vedi, vai pure avanti, è un biocida, quindi diciamo quello che probabilmente è importante da tenere in considerazione è che la norma fa, diciamo, sono profili autorizzativi differenti, possono contenere sostanze pericolose e proprio per questo è necessario un regime autorizzativo. Avanti. Ad esempio il Ministero della Salute ha emanato delle norme specifiche in questo periodo di Covid per fissare l'utilizzo minimo dell'alcol al 70% a base di cloro allo 0,1% e ha riconosciuto a prodotti che hanno queste caratteristiche una capacità disinfettante, cosa che invece non succede se, al di sotto di queste caratteristiche. Vai. Ecco, la cosa interessante è che quando vediamo scritto gel igienizzanti non è un cosmetico, non può essere un prodotto che ha un'efficacia battericida, ma è un cosmetico che ha solo un effetto, perché per definizione i cosmetici sono prodotti che hanno un effetto, una capacità igienizzante, quindi non può vantare un'azione disinfettante. Andiamo che siamo, concludiamo velocemente, ecco. Scorrendo velocemente, poi possiamo fare un pochino di casistica, nel senso che in questo periodo guardate quanti reati possono essere contestati, poi vedrete poi dopo la casistica, no, non mi dilungo perché il tempo poi è poco. Allora, il codice penale ha tutta una serie di reati che sono proprio a tutela della contraffazione e della frode effettuata su prodotti
a tutela anche sia del mercato che della fede pubblica che dell'economia pubblica. Ovviamente possiamo passare da reati che sono volti a tutelare l'adulterazione o la contraffazione di prodotti, quando questi prodotti possono contraffatti vanno a determinare un rischio per la salute pubblica. È stato un periodo questo di grandi operazioni effettuate da parte sia del NAS che della Guardia di Finanza che del mondo doganale, che sono intervenuti sia bloccando alle dogane appunto prodotti, mascherine o più che altro mascherine, almeno per la nostra esperienza, che non presentavano i requisiti di sicurezza. Abbiamo visto contestare dei reati, abbiamo visto sequestrare dei prodotti e contestare dei reati, questi reati. In particolare questo articolo 441, in quanto il prodotto non aveva le caratteristiche dichiarate, quindi una mascherina a dispositivo individuale che non aveva nessuna caratteristica di quelle previste, quindi non garantiva la sicurezza dei lavoratori e non era stata fatta neppure la procedura in deroga. Ugualmente, vi sono tutti questi altri reati che prevedono appunto la contraffazione di queste tipologie di prodotti. Vi segnalo, perché è stato interessante, l'operazione che è stata fatta sia dal NAS che dalla Guardia di Finanza, in relazione ai prezzi dei prodotti. È un aspetto, diciamo, lato ovviamente della contraffazione, ma voi ricordate, credo, che prima dell'intervento del commissario straordinario, del dottor Arcuri, vi erano prezzi delle mascherine molto, molto differenziati e molto ovviamente anche elevati. Che erano, diciamo, le mascherine mancavano, i disinfettanti mancavano, quindi vi era diciamo, prezzi molto elevati. Poi sono stati calmierati con la mascherina chirurgica standard, oggi a un prezzo imposto di 0,50, prezzo che è stato imposto proprio in relazione alle problematiche legate alla tutela della salute, ovviamente alla necessità di disporre di questi prodotti. Il NASA ha fatto un'operazione interessante nell'Italia del Nord, andando a controllare i prezzi di tutte le mascherine in vari punti vendita, in primis nelle farmacie, ma anche negli altri punti vendita. Se vai avanti, abbiamo messo, credo, un caso, questi scorri pure. Vai avanti, queste sono casistiche, esatto, sono i vari reati. Ecco, questo è manovre speculative delle merci. È stato contestato questo reato, il 501 bis, dove il prezzo, diciamo, quando nell'esercizio di un'attività produttivo-commerciale vengano, diciamo, vedete, la norma parla di compiere manovre speculative, ovvero occulta, accaparra, incetta materie prime o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Cioè, la questione era proprio quella di approfittare dell'aumento della poca disponibilità sul mercato dei prodotti, questi prodotti in relazione aumentando significativamente i prezzi. Ci sono un paio di provvedimenti del Tribunale di Lecce che appunto hanno previsto, se vai avanti, ma abbiamo finito, sono stati moltissimi sequestri, in questo momento abbiamo solo questo provvedimento del Tribunale di Lecce che ha ritenuto che in ogni caso un rincaro del 400% della maschera sul prezzo di acquisto non fosse tale comunque da determinare in questo momento un reato di questo tipo ed è stato annullato il provvedimento di sequestro. Io chiuderei perché credo che sia un po' tardi rispetto perché abbiamo perso un po' di tempo, quindi vi sono tutta una serie ancora di reati di cui potrete leggere appunto nelle slide. Diciamo che le operazioni in questo momento, per quello che abbiamo visto noi, in questo momento sono in corso da parte delle autorità di controllo delle operazioni di riordino di tutta la documentazione e di controllo della documentazione. Le autorità, ad esempio anche quelle doganali, stanno chiedendo chiarimenti su tutta una serie di prodotti che sono entrati in Italia e sul quale la documentazione magari non era perfetta ed in questo momento sono, diciamo,
diciamo, abbiamo visto che stanno riemergendo, potrebbero riemergere delle problematiche, delle denunce da questo punto di vista. Io chiudo perché credo che sia molto tardi, scusate. Figurati, ne avanzi, vi scuso con tutti voi per i problemi della rete, ma infatti, sono intervenuto io a comandare le slide. Hai fatto benissimo. Poi abbiamo comunque a disposizione la chat, quindi per qualsiasi domanda, qualsiasi approfondimento, poi vi metteremo in contatto magari direttamente oppure risponderemo al termine dell'evento se ci sono delle domande specifiche, Neva, per te direttamente. Certo. Va bene, grazie mille. Io cederei la parola adesso all'avvocato Truffo, il quale chiedo appunto di condividere le slide, perfetto, e di partire così almeno andiamo avanti. Ok. Ecco qua, buongiorno a tutti, ringrazio i partecipanti, ringrazio naturalmente la Camera di Commercio e il Laboratorio Chimico per l'invito. Allora, vedete le slide perché credo... Ok, voilà. Senatori, mi sentite? Io ti sento perfettamente, Emanuela, e vedo le slide in modalità video. Perfetto, grazie. Grazie mille. Allora, quando parliamo di pandemia Covid, per chi c'era anche la scorsa settimana, abbiamo già discusso insieme del fatto che ci sono delle conseguenze ovviamente di diversa natura. Quelle più gravi certamente sono state le conseguenze sulla salute pubblica, ma ve ne sono altre notevoli di grande importanza, alcune delle quali sono state riassunte dalla collega Monari e che hanno visto un fiorire di attività economiche non corrette, poiché certamente la lunga lista di reati che le procure hanno e stanno ancora oggi contestando a imprenditori che, mi si passi l'espressione, hanno avuto pochi scrupoli nel mettere in commercio anche prodotti che a volte sapevano bene essere privi dell'efficacia promessa. Come dicevo, il Covid-19, il cosiddetto coronavirus, ha avuto delle conseguenze sull'economia anche sana, sull'economia reale, e ci si domanda dunque quali possono essere state le conseguenze della pandemia anche sull'economia, diciamo, parallela, di cui la contraffazione, io mi occuperò non già della violazione delle norme relative alla sicurezza e alle caratteristiche legali del prodotto, come ha fatto brillantemente la collega Monari, ma mi occuperò principalmente e essenzialmente della contraffazione dei titoli di prerogativa, quindi marchi design, soprattutto marchi design e brevetti, relativi ai dispositivi di protezione, prevalentemente a quelle che ha definito correttamente la collega Monari come le mascherine, diciamo, per la collettività, quindi non tanto quelli che sono i filtri facciali, ma quelle mascherine di uso comune di protezione che sono diventate, come suggerisco nel titolo, fashion, quindi in realtà elemento di moda. Bisogna subito domandarsi se il Covid-19 abbia avuto un impatto anche, come dicevo, sulla filiera della contraffazione e a ben vedere sulla criminalità organizzata. Non dimentichiamoci che, come è emerso in più di un'occasione, in più di un evento che ha visto protagonista l'Osservatorio Provinciale per la Contraffazione, di cui vi ha accennato in apertura
apertura la dottoressa Ravasenga, ebbene, più di una volta è emerso chiaramente come la filiera della contraffazione vada a braccetto per certi aspetti anche con certa parte della criminalità organizzata. Ebbene, in realtà possiamo dire che per questo tipo di imprenditoria, perché anche se può sembrare quasi una bestemmia parlare di imprenditoria per la criminalità organizzata, per la contraffazione, in realtà sono delle imprese illegali, d'accordo, ma hanno delle regole e dei modus operandi ormai molto simili a quelle dell'imprenditoria sana. Ebbene, per questo genere di filiera possiamo dire che il coronavirus è stato sicuramente una minaccia, un impedimento al normale svolgimento delle loro attività, perché ha creato delle problematiche. Peraltro avrete probabilmente sentito durante il periodo della cosiddetta fase 1, dove più volte le forze dell'ordine sono intervenute per, diciamo, per confutare quella forma di propaganda che le organizzazioni criminali avevano iniziato a promuovere, secondo la quale durante il lockdown, dal momento che lo Stato è assente, le organizzazioni hanno provveduto a prendersi cura della popolazione. Nulla di più falso, anche il periodo di lockdown ha creato delle problematiche per la gestione delle attività parallele di criminalità organizzata e di contraffazione, ma immediatamente, non avendo i vincoli, diciamo, propri della legalità, hanno riconvertito in maniera molto rapida la produzione financo ad arrivare sul mercato prima dei titolari dei marchi. Non casualmente ho scelto queste immagini relative alle mascherine con i simboli delle squadre di calcio. Mi scuso per non aver reperito una mascherina anche con gli effigi del Toro per par condicio, diciamo, calcistica della città, ma allo Stato non mi risultano ancora dei sequestri, o perlomeno sequestri che siano andati, abbiano avuto gli onori della cronaca relativamente alle mascherine del Toro. Ma ciò che è importante è notare come la Guardia di Finanza sia ritrovata questo nuovo materiale da tifoso, ecco perché ho detto la mascherina è diventata fashion, perché in realtà hanno bruciato sul tempo sia la Juve, sia il Milan, sia l'Inter, immettendo sul mercato dei prodotti in realtà non autorizzati. Sono prodotti che non sono filtri facciali, non sono commercializzati come presidi, sono commercializzati come quelle mascherine per la collettività di cui ci ha parlato la collega Monari prima. Dunque questi reati non vengono presi in considerazione in questo caso, ma vengono in gioco invece i reati 473, 474 codice penale e poi 517 commercializzazione di beni con prodotti mendaci. Segnalo peraltro che i prodotti autentici hanno anche un design diverso, perché ad esempio si vede bene la mascherina della Juventus, non è bianca con il simbolo della squadra, ma bensì è nera con il nuovo logo della squadra. Una volta che abbiamo imparato e appreso che la filiera della contraffazione dei diritti di proprietà industriale è particolarmente attiva nell'ambito nella fase 1 e nella fase 2 della lotta al coronavirus, e che ha trasformato prima di altri il coronavirus in una fonte di guadagno, ecco che dobbiamo analizzare quali sono i diritti che vengono in gioco nella lotta alla contraffazione. Preciso che nella mia presentazione mi focalizzerò del portafoglio marchi, o per meglio dire del portafoglio IP,
al momento della pandemia, cioè rebus sistantibus. Non mi occuperò invece di quello che è l'eventuale ridisegno del riassetto, diciamo così, o della nuova, del nuovo disegno di una nuova costituzione del portafoglio IT alla luce dell'esperienza del coronavirus, del quale invece si occuperà il collega Paschetta che mi seguirà nel webinar. Nel momento attuale, come risulta chiaro, come risultato evidente, come abbiamo sperimentato nella nostra vita quotidiana, non si è lontano dal vero nel dire che pensare di registrare un marchio per una mascherina o comunque per un prodotto analogo ad un dispositivo di protezione personale, per molte imprese, che siano le scuole di calcio, ma anche tutte le case di moda, era quasi impensabile, poiché difficilmente al momento della costruzione del proprio portafoglio marchi avrebbero mai potuto immaginare di identificare il dispositivo medico, quale dispositivo di protezione, quale prodotto da riservare. Difficilmente avrebbe potuto essere identificata la mascherina quale un prodotto, tra virgolette, da tifoso al pari del gagliardetto piuttosto che della replica della maglia da gioco. Però l'arrivo della pandemia ha fatto sì che anche questi prodotti, questi settori merceologici dovessero essere presidiati dai titolari dei marchi. Al momento attuale, nella maggioranza dei casi, si ha una difficoltà concreta nel poter contestare il reato di cui agli articoli 473 e 474 codice penale, soprattutto per quel che riguarda la contraffazione del marchio. Più facile, come vedremo, invece la contraffazione del design o in parte anche quella relativa alla violazione dei diritti d'autore, di cui si vedrà in seguito. Ma perché? Perché semplicemente in molti casi le registrazioni di marchio che noi abbiamo a nostra disposizione non hanno riservato le mascherine o comunque i dispositivi di protezione. Certamente si può argomentare in maniera estensiva cercando di ampliare l'interpretazione dei certificati di protezione che noi abbiamo in questo momento, insomma, nel nostro portafoglio marchi, ma è un'operazione che specialmente in sede penale ha poco successo. Viceversa, è più facile riuscire ad ottenere risultati positivi nella contestazione di un reato ai sensi dell'articolo 517 codice penale con riferimento alla protezione sia dei marchi sia con specifico riferimento al settore del merchandising sportivo, le denominazioni sociali e le squadre che sono, o i nomi delle squadre, i simboli delle squadre che sono comunque tutelati dall'articolo 8 del codice di proprietà industriale, che è appunto il decreto legislativo 30 del 2005. In un futuro, previo riassetto del portafoglio marchi, si potrà avere probabilmente una tutela penale più forte e cogente. Segnalo tuttavia che il fatto che non vi sia la possibilità di avere la contestazione e dunque una condanna per i reati di contraffazione, che in alcuni casi vengono anche detti contraffazione letterale, di cui è 473 e 74 codice penale, non significa che dal punto di vista civilistico invece non si abbia ampia possibilità ed ampio margine di manovra. Infatti in sede civilistica viene in gioco anche la rinomanza del marchio e dunque quella tutela ultramarginale
commercio logica che prescinde dalla confondibilità dei segni e dei marchi, ma che soprattutto va a tutelare quello che è un approfittamento indebito, un agganciamento indebito non autorizzato alla notorietà e dunque fondamentalmente al goodwill, come si dice, o per usare un altro termine inglese, selling power, fondamentalmente quella capacità attrattiva e simbolica che è propria dei marchi che godono di rinomanza. Vi è più, sempre in sede civilistica, e sarà agevole, comunque tendenzialmente agevole, ottenere anche un risarcimento per violazione delle denominazioni, dei simboli, delle squadre di calcio, comunque delle società sportive che ovviamente vengono in qualche modo violate nella commercializzazione di dispositivi. Nell'ambito della contraffazione del Covid sarà più difficile, e infatti non è contemplato in questa sintesi che vi propongo, arrivare alla tutela del design, o meglio, il design in questo caso verrà in gioco più che altro per il decoro che verrà posto sulla mascherina, più che sulla forma stessa della mascherina. Come noto, infatti, il design, se esso comunitario, ormai le norme nazionali sono armonizzate, prevedono per poter essere tutelato come titolo di privativa, sia esso registrato o no, la presenza di due caratteristiche, la novità e il carattere individuale, che nella vecchia formulazione era l'originalità. Fondamentalmente non viene garantita la tutela e quindi la privativa per tutte quelle forme che sono necessitate. È chiaro che la mascherina ha una forma necessitata, che è strettamente legata alla propria funzione, cioè a quella di essere apposta sul volto di una persona e di doversi adattare al volto medesimo. Chiaramente questo elemento, cioè questa linea, questa forma, non potrà essere oggetto di privativa, mentre potranno essere oggetto di tutela quelli che sono i decori, diciamo, gli aspetti di estetici che vengono aggiunti al tessuto, che potranno avere una doppia tutela sia dal punto di vista del design sia dal punto di vista del copyright, ove naturalmente possano avere quelle caratteristiche naturalmente peculiari di pregio artistico. Non dimentichiamoci che le mascherine di cui parliamo non sono molto diverse dagli altri accessori della moda, per fare un paragone. Sicuramente tutti noi abbiamo visto, abbiamo avuto modo di vedere anche nelle sfilate, il tessuto Flora di Gucci o altri tessuti che sono poi diventati caratteristici, quasi emblematici di determinate case di moda. Ecco, così come si va a tutelare la trama di un tessuto particolare o di una caratterizzazione di un tessuto particolare, quale appunto è il Flora di Gucci, che è anche diventato un marchio per delle vicende che ovviamente non interessano questa sede, analogamente si potrà andare ad avere la tutela di quel tessuto non tessuto sotto il profilo naturalmente estetico, ora sto parlando del profilo estetico, con riferimento alla produzione di mascherine. Diverso è invece degli altri naturalmente presidi, dispositivi di protezione. Diverso invece è parlare di know-how e informazioni segrete, perché in realtà il know-how viene in gioco non tanto nell'elemento estetico, diciamo nel rapporto con il consumatore, ma ha una sua rilevanza nella fase della produzione, perché naturalmente non mi riferisco soprattutto ai brevetti, perché per la verità la maggior parte delle mascherine che vengono prodotte e che troviamo in commercio, mi riferisco ancora una volta alle mascherine per la collettività e non ai dispositivi medici,
si basano su dei brevetti, quelli per la realizzazione del tessuto non tessuto, che in realtà sono ormai arte nota, non è quello il punto fondamentale da tenere sotto controllo, ma è proprio tutto quell'insieme di informazioni segrete, comunque di know-how aziendale, che possono in qualche modo rendere più efficace e efficiente la produzione o massimizzare, ad esempio, l'adattabilità della mascherina al viso umano. Ecco, anche in questo caso le norme in realtà che vengono in aiuto sono quelle classiche previste dal codice di proprietà industriale e in parte poi dal codice civile con il 2598 sotto il tema della concorrenza sleale. Da ultimo ho voluto fare un accenno, mi piace fare un accenno al diritto all'immagine sotto un duplice profilo. Da un lato sicuramente all'effigie che viene protetta quale ai sensi del codice di proprietà industriale e altresì sotto il profilo del copyright, posto che anche le immagini ovviamente delle persone note o comunque di persone che possono avere un valore anche di marchio, pensiamo ad esempio alla professoressa Rita Levi Montalcini, che nel corso degli anni successivi alla propria morte è stata oggetto di sfruttamento commerciale, che veniva poi in realtà presentato come tributo di diverse tipologie di prodotti, chiamiamoli di merchandising. Ma ciò detto, anche la mascherina può essere un oggetto che fa passare da tributo al personaggio, magari che non è più con noi, in realtà uno sfruttamento commerciale dell'immagine altrui. Un ulteriore aspetto invece della tutela dell'immagine, che però è rispetto al tema del nostro incontro marginale, dunque vi faccio solo un accenno, è naturalmente ad un concetto di immagine, poi in generale di reputation, quindi di brand reputation, ma proprio di reputazione, di danno reputazionale ai tempi del Covid. Sicuramente sarà capitato anche a voi di leggere o sentire notizie di stampa nelle quali alcuni esercizi, alcuni villaggi turistici piuttosto che alberghi hanno optato per non riaprire proprio per evitare che si possano verificare delle ipotesi di contagio all'interno delle proprie imprese, per il timore che la notizia di stampa diffusa ormai non più solo a livello locale, ma la pandemia, essendo di interesse globale, fa sì che vi sia uno scambio di informazioni a livello globale anche sull'esistenza dei focolai, sulle ipotesi di contagio. Ecco che dunque mai come in questo momento vi è una grande difficoltà nella tutela preventiva di quella che è l'immagine e la reputazione delle imprese, così come vi sarà una grande difficoltà nel poter recuperare un eventuale danno reputazionale causato appunto da notizie più o meno certificate che vengono diffuse. Brevemente abbiamo la sintesi di quelle che sono le possibilità di azione che ho analizzato nel corso della mia trattazione. Richiamo un ultimo, diciamo, accenno alle azioni di urgenza per l'inibitorio al sequestro. Abbiamo visto nelle foto di apertura e negli accenni che ha fatto la materia penale la collega Monari, foto e interventi della Guardia di Finanza per andare a colpire la contraffazione sotto il profilo penale. Ecco, laddove la forza pubblica non possa intervenire perché mancano i presupposti o perché semplicemente non ne ha modo per il grande numero di interventi che vengono effettuati dall'inizio della pandemia e che verranno verosimilmente proseguiti fino a che non vi sarà una maggiore normalizzazione sia
dal punto di vista medico, sia soprattutto sotto il profilo della gestione dell'emergenza coronavirus, ecco che allora il titolare del marchio dei diritti di privativa che sono stati lesi da terzi che non avevano l'autorizzazione a usarli e per la commercializzazione di mascherine, potranno agire in via civile al fine di ottenere un sequestro e un ordine di inibitoria. Un ordine di inibitoria che, oltre a auspicabilmente bloccare la produzione e il commercio dei prodotti che si protestano essere lesivi dei propri diritti di privativa, hanno anche il pregio, diciamo così, di costituire la base per un'eventuale poi azione penale, certamente di rilevanza inferiore rispetto sotto il profilo della pena edittale rispetto ai reati di cui è 473 seguenti del codice penale, ma che è quello di omessa ottemperanza ad un ordine del giudice. Direi che posso fermare qui e sono a disposizione per le vostre eventuali domande e lascio a te la parola, Salvatore. Scusate, eccoci qua. Grazie Emanuela. Emanuela? Sì, sono qua. Grazie a te. Vi ringrazio. Allora, abbiamo soltanto qualche problema di collegamento con l'avvocato. Intanto volevo chiedere a Neva se casomai c'era ancora qualcosa che volevi aggiungere che non hai fatto in tempo a dire prima, che possiamo in questo modo coinvolgerti direttamente adesso. Nel frattempo stiamo cercando di far collegare l'avvocato. Intanto io metto magari una slide soltanto di tappo, così poi tu puoi tranquillamente parlare e dire due parole. No, in realtà abbiamo fatto, cioè gli argomenti sono molti sono stati integrati anche da Emanuela, nel senso che tutta la parte, ci sono vari profili. Devo dire che la mia l'esperienza di questo periodo, ma credo che sia anche esattamente quella di Emanuela, è che in realtà le nostre autorità di controllo si sono date parecchio da fare, perché sono intervenute autorità su tutto il territorio e tra l'altro anche autorità che rispondono ad amministrazioni differenti, cioè il NAS in prima battuta, ma la finanza, tutto il mondo delle dogane, le stesse ALS hanno dovuto imparare. Dite pure quando... Sì, assolutamente. Le stesse ALS hanno dovuto imparare diciamo ad approcciarsi con tutte queste norme tecniche, a fare una valutazione delle norme tecniche, per dire, su tutti i profili della sicurezza del lavoro, che poi vedremo meglio la prossima settimana. Ma tutto questo tema della contraffazione in realtà ha avuto dei riflessi anche molto importanti da questo punto di vista, eccolo qua, lo stato dell'arte, quando faremo la prossima settimana il focus sulla parte della sicurezza. Quindi in realtà moltissime autorità e moltissime amministrazioni hanno dovuto in questo periodo approcciarsi a questa materia. Mi sentite? Perché io vedo tutto, mi dice che la rete... Ti sentiamo perfettamente bene, vai avanti, tranquilla. Emanuela, vuoi aggiungere qualcosa tu, Emanuela? Anche tu credo che hai avuto la mia stessa esperienza in questo periodo, vero? Sì, assolutamente sì, perché chiaro che anche per le forze dell'ordine, come per molti operatori, è stato un mondo nuovo, ecco, si sono ritrovati a dover applicare a volte delle regole nuove, ma a volte le regole consuete in un ambiente, in un mondo, in un mercato completamente nuovo. E non di rado anche le imprese che hanno cercato di affacciarsi nella produzione sono arrivate dopo, diciamo così, alle altre, proprio perché avevano qualche difficoltà a tararsi, poi, anche perché poi è più facile, chiaro, si è più veloci quando non si rispettano le regole, perché poi alla fine
sei poco preoccupato, ecco, di quello che succede dopo, diciamo così. Esatto. Ed effettivamente si è trovato, devo dire, grande disponibilità, grande, se vogliamo, a collaborare delle forze dell'ordine, certo, proprio per riuscire, esatto, a sbrogliare la matassa. Esatto, esatto. E tra l'altro la cosa interessante è che su dei clienti che avevano, diciamo, importato delle mascherine, perché la maggior parte, insomma, fino a un certo periodo arrivavano tutte dalla Cina, insomma, la stragrande maggioranza, adesso abbiamo visto le dogane che stanno rimettendo a posto la documentazione, almeno questa è la nostra, quello che vediamo adesso, e quindi stanno rimettendo a posto tutti i dossier, chiedendo tutti i chiarimenti, magari anche delle mascherine che sono entrate in deroga alle certificazioni, via dicendo, dettata dal momento appunto di necessità. Sì. Quindi io in realtà mi aspetto che ci siano, perché abbiamo visto fare delle domande molto puntuali, cioè potrebbero esserci poi ulteriori riflessi su questo aspetto, almeno io mi aspetto ulteriori riflessi, magari qualche denuncia, qualche altra cosa, perché sì, come sempre, sì, quando, come dicevi tu, quando ci siamo mossi tutti di corsa, no? E poi dopo, cioè, le conseguenze le vediamo adesso poi. Beh sì, assolutamente sì, e in questo momento anche le dogane e le forze dell'ordine hanno preso dimestichezza. Poi con indirizzo. Dimestichezza con le norme, e dunque stanno rivedendo tutto il progresso. Esatto. Stanno presentando il conto, ecco, diciamo. Ecco, esatto, presentando il conto, mi sembra, non avrei saputo trovare un'espressione migliore, esatto, infatti. E allora devi cercare di correre ai ripari, ecco, le imprese, certo, devono cercare di correre ai ripari, ecco. Certo. Come andate, ragazzi? Allora, scusateci tanto, però abbiamo problemi tecnici, non riusciamo a far la presentazione dell'avvocato Peschietta perché non riesce a collegarsi. Purtroppo il mondo del collegamento è esatto. Allora, pensiamo di fare, Mariangela, se sei d'accordo, possiamo procedere in questo modo. Faremo fare una registrazione della presentazione dell'avvocato e poi la invieremo via link a tutti quanti. Quindi la registreremo e la invieremo direttamente ai partecipanti. Ci scusiamo, però purtroppo quando capitano queste cose, cali di reti, poi il discorso dei vari profili e di account, può capitare che purtroppo salta e non possiamo farci niente. Comunque non perdiamo niente, perché lo invieremo assolutamente, la registrazione che chiederemo all'avvocato di registrare, lo registreremo noi e ve lo invieremo tramite link. Io l'unica cosa allora che direi è la seguente, va bene. Chiudiamo qui il webinar, ma a monte, per cortesia, io ho già ricevuto da Paolo e da Angelica il loro nome e la loro mail. Paolo mi ha chiesto anche l'attestato di partecipazione e glielo spediremo, però gli altri partecipanti per cortesia scrivano in chat nome, cognome e mail, perché chiaramente chiediglielo da me, firmati tutti da gli me. Atti e le registrazioni verranno mandati soltanto a chi ha partecipato. E io ho un elenco di iscritti e non so fra gli iscritti quali sono i presenti, quindi gentilmente sul vostro desk voi dovreste trovare proprio una vignetta con un punto interrogativo, e quella è la vignetta della chat che consente di scrivere. Scusami Mariangela, vedo il collegamento, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a collegarci anche. Allora Dario, benvenuto, a te la parola, prego. Il microfono, perfetto Dario. Scusatemi. Comunque la richiesta dei nomi vale comunque. Infatti. Provvedete, grazie. Allora, è leggermente diverso perché sono entrato, per condividere, Salvatore, qua sì. Cosa... La funzione di condivisione. Se hai problemi me lo dici, vado a prendere le slide e le condivido direttamente io. Sì, se puoi farlo, perché okay? La situazione è un po', come dire, complicata. Non c'è problema, tu parti, non ti preoccupare, io vado a prenderle subito. Okay? Allora, solo qualche secondo, tu vai avanti a parlare. Perfetto, allora...
Scusate prima di tutto, allora il mio intervento vorrebbe essere una condivisione con voi in questo momento di quello che poteva essere l'utilizzo di immagini o ritratti sulle mascherine e l'eventuale tutelabilità attraverso le regole della registrazione eventualmente come disegni modelli. Allora, la mia presentazione praticamente si dividerà sostanzialmente su due temi, il copyright da un lato e i disegni modelli dall'altro. Per quanto riguarda la possibilità per chi produce adesso delle mascherine, vuole utilizzare e inserire delle immagini che sono immagini, come io ho definito nel titolo, dell'immagine dell'artista, deve tener conto di quello che sono le regole del copyright. La regola del copyright le trovate sulla legge del diritto d'autore, grazie Salvatore. Prego, tu mandami avanti, io vado avanti, tu mi dici... Vai avanti pure, avanti, questo è il sommario, questo era un altro tanto sommario, e andiamo invece al pezzo forte, oltre questo, grazie, perfetto, eccolo qua. Allora, prima di entrare nel vivo volevo solo fare un punto importante. Quando si parla di diritto d'autore, sentite parlare anche di diritti d'autore. Allora, il diritto d'autore si divide sostanzialmente da un contenuto di tipo patrimoniale a un tipo di tipo personale, per cui l'autore di un'opera d'arte sarà sempre titolare di un diritto morale su quell'opera d'arte, ma altrettanto dei diritti di tipo economico. Di questo doppio profilo del diritto d'autore bisogna tenerne conto quando ne parleremo poi di cosa succede quando ci può essere una contraffazione o un plagio. Benissimo, anche perché il diritto d'autore è sempre di più diventato qualcosa che si può suddividere in diverse versioni, tanto è vero che per diverse forme d'arte abbiamo diversi profili di transazione, per cui alcune volte sono assegnati da alcuni autori ad alcuni operatori economici dei diritti, non so, per la riproduzione su tela piuttosto che su cinematografica o video, determinate opere coperte dal diritto d'autore. Allora, per favore Salvatore, un'altra slide, grazie. La differenza sostanziale del copyright rispetto agli altri, lo sapete, può essere poi riassunta in una cosa sola: il copyright nasce nel momento della costruzione dell'opera d'arte, a differenza ad esempio di altre forme di tutela che hanno bisogno invece di una registrazione, e qui siamo sui brevetti, sui marchi commerciali. Il design industriale e i disegni hanno invece un doppio canale, che è quello della registrazione, che invece può essere anche quello della tutela del design non registrato, ma questo è per una previsione europea. Andiamo oltre, andiamo a vedere cos'è l'oggetto del copyright. Quando voi volete anche eventualmente sulle vostre mascherine renderla una vostra opera d'arte, dovete tenere conto che l'obiettivo del copyright è quello di tutelare in questo caso le forme d'arte espressive che sono forma esterna, non è il contenuto. Ad esempio, non è stato considerato sufficientemente espressa a livello esterno le regole della cracking art dal Tribunale di Torino, perché non era sufficiente dire posizionamento di alcune figure in una prospettiva di un certo tipo. Bisognava meglio definire che cos'era in quel caso l'idea di cracking art e cosa consisteva. Andiamo avanti. I requisiti sono quelli che noi conosciamo del carattere creativo, cioè deve essere una espressione che indica il carattere dell'autore, deve essere nuovo nel senso che non deve essere una riproduzione di una precedente opera, e andremo poi a vedere così. Andiamo avanti alla prossima, ecco, grazie. E qui andiamo invece una cosa importante, che sono le fotografie. Le fotografie possono anche essere delle opere tutelabili col diritto d'autore, cioè quando ci sono dei giochi di luce, delle ombre, dei tagli particolari dell'immagine. Io qua avevo messo l'immagine della ragazza afghana perché è stata riconosciuta come espressione di un'opera artistica, non tanto per l'utilizzo effettivamente di colori che già si è conosciuto, quanto anche secondo una certa giurisprudenza la capacità dell'autore di cogliere al volo determinate espressioni, atteggiamenti
e che riesce a esprimere in chi sta guardando la fotografia quello che sono le emozioni che va al di là del ritratto. Poi abbiamo le opere del disegno industriale che hanno bisogno di un carattere creativo, valore artistico, che però vedremo successivamente non è più effettivamente così, nel senso c'è stata un'evoluzione della giurisprudenza. Se possiamo andare avanti ancora di una slide, questo però lo salterei per favore perché i tempi non ci sono. Andiamo invece ai Creative Commons, perché spesso e volentieri, che sono ancora quelli dopo per favore, Salvatore. Esattamente, allora voi sentite molto parlare di Creative Commons, che è praticamente la possibilità di condividere determinate opere, sembra apparentemente senza, come dire, pagare dei corrispettivi. Tuttavia, spesso e volentieri, succede che uno deve esaminare bene. Mi sentite?